Amici telespettatori, grazie come ogni settimana per la vostra presenza a fatti e commenti. Quest'oggi ci occuperemo di ambiente e anche di amministrazioni comunali con il dottor Bengasi Battisti dell'Associazione Nazionale dei Comuni Virtuosi e soprattutto già Sindaco di Corchiano. Ecco, ringraziando il dottor Battisti per la sua partecipazione. Io partirei subito dando le indicazioni di questa Associazione Nazionale dei Comuni Virtuosi. Di si occupa e in generale quali sono le politiche che state attuando in questo tempo. Grazie, grazie a voi per eh, l'ospitalità, ovviamente. E sì, l'Associazione dei Comuni Virtuosi è un'associazione che tiene insieme quelle comunità, quei comuni che hanno deciso in qualche modo di praticare politiche eh, a favore dell'ambiente, che si sviluppano soprattutto su. Alcuni temi che sono quello della gestione dei rifiuti, della gestione del, terri del territorio, della mobilità sostenibile, eh, della gestione dell'acqua e in eh, sintesi diciamo della tutela e della restituzione dei beni eh, comuni. Che cosa ha eh, come caratteristica questa associazione? Questa associazione si aderisce dopo aver dimostrato di aver. Praticato, di aver in qualche modo messo in atto delle pratiche riscontrabili con dati e replicabili. Solo così si entra a far parte dell'Associazione Comuni Virtuosi, si esce dall'Associazione Comuni Virtuosi quando le politiche non sono coerenti con le nostre diciamo, sensibilità e i nostri obiettivi. Per noi ecco, vale un po' diciamo, il eh, discorso della tutela dei beni comuni, parto da lì per dire che insomma, i luoghi sono eh, da tutelare eh, come tali, ma soprattutto come contenitori di quei beni indispensabili per la vita che sono l'acqua, l'aria, il suolo, la vocazione naturale dei, dei luoghi. E tutto questo eh, è legato a una partecipazione, a un'attività dei cittadini che sono protagonisti di questo risultato, che non può essere delegato ad altri. Cioè, ognuno di noi deve, ogni cittadino deve sentirsi la responsabilità di partecipare a processi che tutelano i beni comuni e li restituiscono alle future generazioni come elemento fondante del patto generazionale. Sì. Un'altra domanda che volevo fare è, ha le sue radici un pochino nell'esperienza professionale, il dottor Battisti che lo ricordo è, è appunto medico eh, chirurgo d'urgenza presso l'ospedale di Belcolle, ma ha svolto anche delle attività eh, diciamo, in Africa. Ecco, L'esperienza africana cosa ha portato come volontariato appunto, medico di esperienza, soprattutto eh, motivando poi le scelte eh, politico e anche professionali e personali in Italia? Sì, eh, diciamo le mie esperienze che sono quasi tutte legate diciamo così, a forme di volontariato con una grande associazione che è quella di Medici Senza Frontiere, eh, le ho fatte in vari paesi diciamo così, africani dove, eh, e del Centro America dove eh, di fatto eh, esistono condizioni di emergenza umanitaria. Al di là dell'aspetto eh, professionale, diciamo che per eh, un medico, per un chirurgo, insomma, si tratta... Di una eh, grande occasione eh, di conoscenza, no? eh, ma eh, da un punto di vista umano la possibilità di eh, contestualizzare eh, le azioni quotidiane eh, dentro un contesto mondiale. Eh, ecco, eh, semplicemente comprendere cosa significa, eh, per esempio, eh, sprecare l'acqua. Che è portata al di fuori della dimensione diciamo così localistica, no? ma dandogli questa dimensione mondiale, si capisce come le nostre azioni quotidiane, quelle particolari, diciamo quasi quelle che noi viviamo con una certa banalità, hanno un riscontro sulla vita di milioni di persone. E sono anche la causa. Di, dico anche la causa di, eh, delle migrazioni che ovviamente eh, sono fondate sull'esigenza di fuggire a quei luoghi, nella maggior parte dei casi, a quei luoghi dove il diritto umanitario è quotidianamente violato. Il diritto umanitario è quello di avere acqua a disposizione, di avere... Diciamo, condizioni di pace, eh, la possibilità di istruire i figli, eh, la possibilità di curarsi quando si è ammalati, un milione di morti l'anno per la malaria, vedete eh, la malaria si cura con un dollaro. Eh, pensare che ci siano un milione di morti l'anno per malaria, la maggior parte bambini, eh, fa capire... Eh, quale sia diciamo l'insensibilità no? del mondo occidentale rispetto a delle condizioni di vita di milioni di persone. Sì, ecco adesso ci sposteremo eh, un po' nell'attività eh, giornaliera. Sappiamo che il dottor Battisti è consigliere comunale sempre a Corchiano oltre che ad altre attività politico-amministrative e sappiamo che avete, fatto, avete proposto un ordine del giorno riguardo a dei provvedimenti che, eh, di tutela eh, per eh, i cambiamenti climatici. Ecco, ehm, come all'interno anche un po' della dimensione provinciale, della provincia di Viterbo, ogni singolo comune può eh, e deve e dovrebbe attuare questo tipo di eh, iniziative, di strategie proprio per migliorare la qualità della vita. Oh, intanto eh, sull'emergenza climatica e sui cambiamenti climatici eh, bisogna diciamo in qualche modo alzare un eh, argine di consapevolezza rispetto a quel mondo sempre più presente, soprattutto all'interno dei talk show, no? dove trovano spazio, i negazionisti. Eh, ecco, essere negazionisti del cambiamento climatico mh, è equiparabile all'essere negazionisti della Shoah. Eh, il cambiamento climatico è documentato eh, da eh, diciamo, eh, studi scientifici provati, ma soprattutto lo vediamo sulla nostra pelle ogni giorno, insomma, no? È evidente, mi è piaciuto molto un esempio diciamo così, molto semplice no? che è stato portato qualche giorno fa per spiegare la questione del cambiamento climatico. Il giornalista scientifico in questione portava l'esempio della macchina lasciata chiusa al sole durante l'estate in piazza. Eh, ovviamente, eh, se entriamo dentro quella macchina che abbiamo lasciato chiusa il caldo è insopportabile. Dobbiamo tenere le finestrini aperti, dobbiamo insomma no, far arieggiare e poi perché? Perché in quel caso eh, il, i raggi solari sono entrati, eh, hanno penetrato quella barriera fatta dall'autoveicolo, hanno surriscaldato l'interno e non sono usciti. Semplicemente, questo. Se invece noi lasciamo al sole una macchina decappottata non abbiamo lo stesso risultato. Per cui diciamo che le emissioni, soprattutto legate alla combustione dei fossili, hanno determinato questa cappa, questa che fa penetrare i raggi solari, surriscalda ma non esce. Tutto qui. Lo stempio della macchina è veramente straordinario per far comprendere questa cosa. Questo cambiamento climatico è stato misurato, no? cioè quando si parla dell'attenzione rispetto al superamento del grado e mezzo di temperatura, eh, che è stato fissato anche dalla COP di Parigi, no? e, e, voglio dire, si parla di eh, quelli, quel grado e mezzo di aumento di temperatura che porterebbe all'innalzamento dei mari di 0,1 metri. Se questo cambiamento eh, climatico dovesse, per l'aumento di emissioni, arrivare a 2, 2 e qualcosa, l'innalzamento sarebbe da 0,25 a 0,77. Poi capite insomma, che solo questo eh, ci fa pensare che cosa significa lo scioglimento degli acciai e tutto il resto. No? La sottrazione di eh, eh, territori abitati oggi... Tra le varie ragioni di riconoscimento eh, eh, di eh, rifugiato, non esiste vedete il negazionismo dove arriva, no? non esiste quello di migrante ambientale, cioè persone a cui è stata sottratta la terra perché l'innalzamento della temperatura ha portato all'innalzamento dei mari e di conseguenza a sottrarre la terra che abitavano, no? che è veramente mh, pazzesco no? immaginare che non ci sia tra le condizioni del rifugiato, quella del rifugiato eh, eh, ambientale. Allora, I comuni che cosa debbono fare? Intanto deliberare perché partendo dal presupposto della necessità di conoscere per deliberare, quel momento è anche un momento comunitario per eh, diciamo, comprendere questi fatti, per portarli all'ordine del giorno all'interno delle comunità e soprattutto per impegnare il governo a fare stop con l'energia prodotta da fossili e iniziare una politica di sostituzione con energie rinnovabili. Eh, un tema molto importante che ci vorrebbe una trasmissione per parlare di queste cose, ma in realtà diciamo quell'economia circolare che oggi è possibile che non sottrae lavoro ma addirittura lo produce e, e che potrebbe essere diciamo così, la risposta vera, reale consapevole, dicevo, ecco quel protagonismo di cui parlavamo prima, di una comunità rispetto a un fatto che è diciamo, di carattere mondiale ma che ci interessa direttamente, perché poi quando le stagioni cambiano tutti ci accorgiamo e tutti abbiamo qualche pena da pagare. Sì. Ecco, un'ultima domanda eh, riguarda un pochino l'attività culturale del eh, suo comune eh, Corchiano, vale a dire eh, durante l'esperienza di sindaco. Eh, tra le altre cose, è stata data vita al eh, concorso Fescennino d'Oro. Eh, abbiamo visto che ci sono stati veramente tanti, tanti ospiti eh, che eh, hanno potuto apprezzare eh, Corchiano, ma anche un po' la Tuscia. Quali sono le caratteristiche che rimangono? rimangono impresse a questi personaggi come ad, altri, ad altre categorie di turismo che frequentano la nostra provincia? Io credo che soprattutto ad attrarre l'artista è la motivazione per il quale viene eh, ovviamente invitato, no? che non è solo il premio. Insomma, artisti come Gigi Proietti chiaramente non hanno bisogno per aumentare la propria fama del premio Fescenino d'Oro, no? eh, ma la motivazione... Eh, dunque, per avere una motivazione, un premio deve soprattutto avere continuità. Secondo me, ogni comune dovrebbe a partire dalla propria storia, Fescenino d'oro, perché a Corchiano, l'antica la, città falisca si dice che si chiamasse eh, Fescenium Dunque, a partire dalla propria storia, a mio avviso, dovrebbe, o tradizione, dovrebbe avere un appuntamento che sia stabile in qualche modo, no? eh, che abbia continuità nel tempo e soprattutto che abbia dietro una motivazione molto forte, localistica, perché chiaramente c'è bisogno di una motivazione localistica, ma capace di guardare al mondo. Eh, nel nostro eh, caso si parlava proprio di eh, premiare soggetti dentro ovviamente iniziative di carattere culturale, non era solo il premio di per sé, ma era l'iniziativa di carattere culturale che siano distinte nel campo del eh, teatro popolare eh, e, 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 e associato a eh, delle straordinarie storie di solidarietà. Che, se ci fosse tempo ne racconterei anche qualcuna, ma insomma non c'è tempo, per cui avremo modo di farlo magari in un'altra occasione. Ecco, queste cose messe eh, insieme hanno, diciamo, quell'attrazione, quell'attrattività sia per eh, gli ospiti, sia per i visitatori, sia per i cittadini che normalmente eh, riescono poi a dimostrare e a vivere e a trasferire con orgoglio quelle iniziative di cui, ripeto, sono protagonisti e partecipi. Bene, noi ringraziamo il dottor Bengasi Battisti, lo ricordiamo, è uno dei dirigenti dell'Associazione Nazionale dei Comuni Virtuosi, lo ringraziamo per questo panorama che ci ha dato appunto affinché i nostri comuni siano sempre più virtuosi, sempre più orientati verso i cittadini. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi, buonasera.